Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonate il giorno di ritardo, ma oggi iniziamo finalmente con il miglioro le vostre squadre. Vi ricordo che in questo format dovrete lasciare sotto ogni video la squadra che utilizzate, il modulo con la quale la ibridate e quello con cui giocate poi in game, il budget a disposizione per poi vedere se nell'episodio successivo poi ho preso uno dei vostri commenti e vi ho dato una mano. Ovviamente non posso fare video che durano ore perché l'altra volta ho lasciato 130 commenti, prenderò un certo numero di squadre in maniera tale da non far venire il video troppo lungo, poi volta successiva andando avanti ovviamente cercando di rispondere a quante più squadre possibile, senza dimenticare che comunque sono live ogni giorno sulla piattaforma Viola dove vi do una mano tranquillamente. La prima squadra di oggi è di Francesco D'Angelo 9925 che schiera in porta Maignan, difesa con Theo Hernandez, If, Van Dijk, Koulibaly, Walker, 3 a centrocampo ovvero Philips, De Bruyne e Perisic, Rafa Leao, Zaha e Okocha davanti. Il budget a disposizione è di 450.000 crediti e il primo cambiamento che io andrei a fare è sicuramente l'upgrade di Koulibaly dalla versione oro a quella che è la carta 90 Path to Glory, investendo quindi più o meno la metà del nostro budget, di differenza un 250.000 tra questo e l'87, ma per me l'upgrade si sente davvero tanto, questa carta qui la schiero anche io nella mia difesa ed è eccezionale. Poi il resto dei giocatori lì va benissimo perché Van Dijk dopo l'update è tornato ad essere letale in fase difensiva. Centrocampo che mi convince, però anche in questo caso l'upgrade che andrei a fare io è la sostituzione di questo De Bruyne con la sua versione IF, visto che anche qua la differenza con la carta base è notevole, questa carta ti fa benissimo entrambe le fasi sia l'attacco che la difesa, poi è aiutato da un mastino come Philips e da un giocatore a tutto tondo come Perisic. E poi i tre davanti onestamente li terrei perché Zaha comunque continua a fare il suo, Rafa Leao adesso dopo il love update corre ancora di più di prima e Okocha è comunque un giocatore molto interessante con 5 di skill, 4 di piede debole, quindi versatile, che gli dà la possibilità di essere anche pericoloso e imprevedibile lì davanti. Quindi al momento farei questi due cambiamenti, difesa e centrocampo, poi chiaramente qualora dovessi avere altri dubbi basta ricommentare e essere fortunato un'altra volta. La seconda squadra invece è di Alessandro Moca 5620, che ha in porta Lloris, Cap de Villa Marvel, Lucio Militao e Walker in difesa, Kessié, Perisic e Park a centrocampo, Mbappé, Ronaldo e Dembélé in fase offensiva. Allora, qua partiamo già da una base molto solida perché la difesa è praticamente una roba totale, la lascerei così fino a fine gioco, però andrei ad operare delle modifiche a partire dal portiere perché io ho avuto modo di provare Lloris e sinceramente non mi ha fatto impazzire e allora, visto che abbiamo anche Cristiano Ronaldo in squadra, un giocatore che può tornare comodo al nostro caso è proprio De Gea, che secondo me è molto molto valido, quindi ci siamo giocati praticamente niente del budget che è circa 1.400.000. Quindi partendo da questa base portiere più difesa andrei poi a operare sul centrocampo perché il primo che andrei a togliere è Perisic, visto che togliamo Lloris, e andiamo ad inserire, visto le nostre fondamenta solide di questa squadra della Liga, Valverde nella sua versione Champions, che è un qualcosa di incredibile come ribalta il fronte sia in fase offensiva che difensiva, quindi 500.000 crediti li investirei su di lui e a fargli compagnia direi di togliere anche questo Kessié e mettere un altro giocatore uscito da poco che è Frankie de Jong nella sua versione Path to Glory, che per 365.000 crediti secondo me è uno steal. Quindi ci siamo giocati quasi la metà del budget, siamo più o meno sugli 800k, io con i soldi rimanenti andrei ad eliminare Ronaldo nella sua versione base e andrei a mettere Cristiano Ronaldo Rule Breaker, che secondo me è calato di prezzo in maniera un po' indecorosa perché non se lo meritava per la seconda volta, ma che con il ritorno in voga dei Lengti, secondo me con il live update, ha il suo. Quindi sostituiamo a centrocampo Valverde De Jong per Perisic e Kessié e Ronaldo lo uppiamo. La terza squadra è di user YZ2 che mi ha fatto ridere, che ha scritto Nobile Ribera, ma vabbè. In porta schiera Van der Sar, difesa con Mendy, Carvalho, Eder Militao, Walker, mediana Zaccaria, Bruno Guimarães, sulle ali Vinicius e Garrincha, Smolarek e Cristiano Ronaldo davanti, budget di circa 600.000 crediti. Allora, qua io ho ipotizzato che tu in questo momento utilizzi un allenatore inglese di Premier in maniera tale che ti va Walker a 3. Ti rimane il problema di Mendy e Zaccaria a 2 e onestamente cercherei di risolvere quello di Mendy visto che senza il 3 non ti va Lengti, poi non so se su PS5 o su PS4.
Però, visto che tra Zaccaria e Guimarães, che sono tutti e due un po' tronchiferi, ti manca un po' di qualità, io andrei in soccorso di Mendy. Quindi toglierei Guimarães, perché mi piace di più Zaccaria da mediano, e lo andrei a sostituire con una bellissima carta uscita da poco, che è quella di Eduardo Camavinga nella sua versione Phenoms. Di modo che Camavinga ti va a 3 e ti dà un po' più di qualità vicino a Zaccaria. Mendy ovviamente ti guadagna quel punto d'intesa e va a 3 anche lui. Ti rimarrebbe solamente Zaccaria a 2 che non è un problema. Sugli esterni, Vinicius e Garrincha a correre. Vinicius prossimo upgrade da fare appena avrai un po' più di crediti. E poi davanti Smolarek e Cristiano Ronaldo, il loro lo fanno. La quarta squadra è quella di Emanuele Malvagna, che schiera in porta Maignan, difesa con Theo Hernandez, Gomez, Van Dijk, Walker, Gullit, Matheus Nunes a centrocampo. Rafa Leao, Brolin, Puskas davanti con uno slot da riempire e modulo in game 4-3-2-1. Quindi, prima di andare a riempire quello slot, io partirei innanzitutto dalla difesa. Difesa dove andrei a sostituire Gomez con la versione di Laporte del World Cup Stories, quindi uscita durante i mondiali. Di modo che ci andiamo ad agganciare con quello che è il tassello mancante qui davanti, ovvero Foden. Team of the Tournament, in maniera tale che va a 3 lui, va a 3 Laporte, vanno a 3 tutti quanti, anche Walker, Foden scende nei 3 a centrocampo, dove andrei a fare anche un'ulteriore sostituzione per rimanere in casa del Manchester City. Ci andiamo a mettere al posto del buon Nunes anche un De Bruyne, che secondo me è 100x, di modo che hai una difesa solidissima, un centrocampo che ti fa bene entrambe le fasi, e lì davanti poi se la vedono Leao, Brolin e Puskas, che sono tre fecce a fare male. La quinta squadra è quella di Marco Fiorentino 6035, che schiera in porta Ederson con in difesa Mendy, Rudiger, Van Dijk, Cancelo, Vinicius, Tchouaméni, De Jong, Dembélé e in attacco Dalglish e Núñez One to Watch. Allora, io qui andrei a fare delle modifiche innanzitutto alla difesa, perché il primo cambio che farei è via Rudiger per un difensore un po' più solido che è Konaté, nella sua versione speciale della Champions, che costa 207.000 crediti, quindi visto che abbiamo 600-700 a disposizione, c'entra tutto. Poi sostituirei Cancelo a favore di Walker nella sua versione base, perché Walker mi dà molte più garanzie sia dal punto di vista della conduzione palla, ma anche in fase di ripiegamento, perché Cancelo è vero che è più tecnico, ma non è lengthy, quindi rischia anche di rimanere impantanato spesso e volentieri. E poi l'ultimo change lo farei a centrocampo, perché Tchouaméni nella versione One to Watch l'ho usato anche io fino a poco fa e mi è piaciuto, mentre questo De Jong nella carta base fa veramente acqua da tutte le parti. Quindi, per dare una mano a Tchouaméni, con i crediti rimanenti, io andrei a prendere banalmente De Jong nella sua forma Path to Glory, che come dicevo in precedenza è veramente forte, Vinicius e Dembélé sulle ali, con Dalglish e Núñez invece davanti. Prossima squadra è quella di Federico 2600, che ha in porta Alisson, terzino sinistro Shaw, difesa con Koulibaly, Van Dijk, terzino destro Walker, centrocampo con Felix Park, davanti Neymar, Forlan, Messi, Chilwell, con il 4-2-3-1 e un budget di 600.000 crediti. Allora, considerando che questa è una squadra che va in campo con un modulo tanto roccioso come il 4-2-3-1, secondo me la difficoltà attuale è quella di avere un centrocampo un po' troppo leggero. Quindi cosa andrei a fare? Andrei a tenere Park, che tra i due centrocampisti è quello che fa bene entrambe le fasi, un Gullit Gang con tutte le stats sopra l'80 e ti dà tanta qualità, e andrei a togliere piuttosto Phillips, andandoci a mettere un centrocampista che ti dà tanta 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 fisicità, ovvero Yaya Touré nella versione 87, che ormai costa più o meno 580.000 crediti, quindi siamo in budget. Poi con il 4-2-3-1 mi schiero Messi, CC, Neymar e Chilwell larghi, mentre Forlan lo metterei da punta. L'ultima squadra di oggi è quella di Pietro Smusi 7154, che in porta schiera Courtois, in difesa Mendy, Militao, Rudiger, Llorente, Valverde, Pedri, De Jong a centrocampo, davanti Depay, Benzema e Morientes nella versione Hero Marvel. Allora, lui, come ha detto, sta cercando di buildare una full liga e ha a disposizione circa 200.000 crediti, che magari con la Weekend League sono aumentati di un 100.000, quindi facciamo 300.000 crediti. Ma la difesa, sinceramente, la si potrebbe anche lasciare così per il momento. Quello che mi preme di più andare a cambiare è l'attacco e il centrocampo. Partendo dal centrocampo, il primo cambio, considerando il prezzo che per me è assolutamente regalato, è quello di andare a prendere Pedri nella sua versione Phenoms piuttosto che Leaf, investendo un 160.000 crediti. Con quelli che ci vanno a rimanere, andrei a togliere sicuramente Depay per un Vinicius, che come esterno fa molto più la differenza e molto più scattante, Bale
Benzema al momento lo terrei, visto che deve uscire il wild card che potrebbe nascondere qualche sorpresa e potresti poi pensare di mettere lui. Morientes è una hidden gem pazzesca, perché l'ho anche provato in questi giorni dopo il live update, secondo me è molto molto valido e lui deve essere il fulcro del tuo gioco lì davanti. Quindi raga, per questo primo appuntamento del Miglioro le vostre squadre è tutto, vi ricordo di commentare con le istruzioni che vi ho detto nella intro, in descrizione trovate poi tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, Zdena Liberoschi, ciao!